In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile sul parallelo andare a 42 su studiare articoli. altre forme di pensiero, in modo da confrontare, comparare altri modi di pensare con quello che era la nostra filosofia e il nostro modo di. Ecco, questo è il punto di inizio per me, ecco, la mia A passione suo nasce avviso, lì. una differenza, se può essere riassunta in pochissime parole, chiaramente è un discorso immenso, appunto tra comunità, scuola e questo fenomeno degli influencer, che poi magari prima erano altra cosa, ma questo fenomeno che viene fuori proprio con i Penso social. che un po' in tutte le società, no? ci sia la figura, diciamo così, dell'influencer. Però quello che a me affascina nello studiare altre società è, vi sembrerà strano, ma lo spirito critico. Di solito noi pensiamo che lo spirito critico è una faccenda nostra, cioè appartiene alla nostra società, no? Siamo noi, La civiltà ricerca importante. occidentale, è il senso delle possibilità da instillare nei giovani. Lo spirito critico, cioè i rituali di iniziazione, se noi ci pensiamo bene, perché tutto quel dolore, tutta quella sofferenza tipica dei rituali di iniziazione. Quel dolore, quel dolore, quella sofferenza era fatta esattamente per costringere i giovani a prendere le distanze dalla propria società. Questo è il discorso. E prendere le distanze significa che i giovani vengono a recuperare un senso delle possibilità che è la risorsa per il futuro. Se ci pensiamo bene, conviene a una società avere dei giovani che non fanno altro che replicare le vecchie maniere, i vecchi, o avere piuttosto invece dei giovani che attraverso il dolore e la sofferenza riescono a capire che noi siamo fatti così, ma potremmo essere diversamente. Ecco, questo potremmo essere diversamente, questo rendersi conto che ci sono delle possibilità ulteriori. Fantastico, fantastico. Lo spirito critico, essere Prima che diversamente, grande, cioè non risorsa poteva. produttiva, economica, la moda è una questione culturale. La moda è tutto ciò che il mondo dell'abbigliamento esprime in termini psicologici, sociologici, storico-culturali, dal particolare all'universale. La moda spazia dall'essere un modo di raccontare la propria individualità all'essere espressione del comune sentire delle tradizioni nei diversi paesi del mondo, nelle differenti epoche. Possiamo conoscere il pensiero e abitudini dei popoli osservando il loro abbigliamento. L'antropologia cerca le radici dell'uomo e la moda ne costruisce la rappresentazione dell'evoluzione sociale, dal potere centrale dei re, che si rinnovano costantemente, alla parcellizzazione dell'individualismo assoluto. Ecco, ci traccia una brevissima visione contemporanea di cosa è la Per cui moda è nei giovani. appartenere a un gruppo e distinguersi in maniera in contemporanea, no? Per cui è un codice, sicuramente, un codice, collegamento fra pensiero e azione, fra progettare e realizzare. E ho capito come una superficie piatta poteva diventare tridimensionale. Ho capito il senso del sacrificio, ho capito il lavoro manuale. Ho imparato a usare le mie dita per distinguere e riconoscere i materiali. Ho dunque riacquisito uno dei sensi, che è quello del tatto. Ho riacquisito anche il mio senso dell'olfatto, anche se in realtà ce l'ho sempre avuto molto sviluppato, perché sei a contatto con materie diverse, odori, no? Per esempio, per capire se una lana è pura o ci sono delle materie sintetiche, Ecco, io ho imparato sintetiche a dentro. boiacare, a fare gli spatolati veneziani, no? Perché saper fare le cose con le mani è fantastico, è bello usare la testa, è bello produrre pensieri, ma altrettanto bello è realizzare, evolverci. Per cui il contest è un contest internazionale. Abbiamo raccolto più di 14.000 progetti, 14.000 possibili futuri. 14 modi di essere Ed diversamente. è l'uso delle mani, diciamo così, che beh, ci contraddistingue anche come specie, no?
Redo, cioè Homo sapiens, un paleoantropologo francese, il quale aveva scritto negli anni 60 un libro splendido, che secondo me ancora adesso è molto bello, intitolato Il gesto e la parola. Il gesto, quindi l'uso delle mani. E lui diceva, noi siamo nati dai piedi, cioè nel senso che la stazione eretta è quella che a un certo momento ha detto, però diceva, ecco, ma la stazione eretta è quella che poi ha consentito a noi di usare le mani in un modo molto più libero, quindi Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.